giornata. Vediamo. 100, 2, 4, 6, 8, 10. Ciao, Pancio. Se non ti dispiace, vorrei farti una proposta. Mi è venuta in mente proprio ora. Tu sai che qui c'è una certa persona estremamente arrabbiata e molto infastidita. E alla luce del fatto che lei è molto arrabbiata e molto infastidita, io stavo pensando che dovrò restare senza abbracci, senza baci e per moltissimo, moltissimo tempo sola. Così ho detto, adesso prendo Pancio, me lo abbraccio, lo faccio dormire su un cuscino, poi lo riabbraccio forte, forte, forte e gli do un bacio, mentre a questa persona niente. Tu saresti d'accordo? Mi permetti una domanda? Ho dimenticato una cosa. Quando Miranda era piccola, ricordi quella notte in cui ci fu quella tormenta terribile col vento che faceva... Te lo ricordi? Lei venne in camera mia molto spaventata perché aveva sognato un bambino molto, molto cattivo che le aveva fatto non so quale perfido scherzo. E che fece in quel momento? Tu prima stringesti forte, forte il tuo Pancio. Poi la sua mano, forte, forte, forte. E con l'altra mano stringesti forte, forte la mia. Poi durante quella notte, mentre finalmente stavi dormendo, ogni volta che cercavo di lasciarti facevi così. Perché non volevi che ti lasciassi più da sola. E non l'ho più fatto da quella notte. Questo mi ha fatto ricordare Pancio. Perdonami, Miranda. Perdonami. Tu sei la luce dei miei occhi e io... tutto quello che ho fatto l'ho fatto per te. Io ti amo con tutto il mio cuore. Non so come chiederti perdono. Ho sbagliato, è vero. Ma ho fatto quello che ho potuto. Perché ho taciuto, non lo so, ma le mie intenzioni erano buone. L'ho fatto per guidarti e per proteggerti. L'ho fatto per evitare che il tuo fragile cuore soffrisse. Io non posso più vivere separata da te e vorrei che tutto tornasse come prima. Io ti amo e se tu non mi vuoi più bene, la mia vita non ha senso. Mamma! Tesoro mio!